torneo dell'Acropoli, Italia, passi avanti ma ancora una sconfitta per mano della Grecia, 73-70. Sconfitta amara nel torneo dell'Acropoli per l'Italia. Solo all'overtime gli uomini di Messina si inchinano ai padroni di casa della Grecia, incappando così nella quarta sconfitta consecutiva in questa serie di amichevoli in preparazione dei prossimi europei. Nonostante i numerosi problemi in attacco, gli azzurri hanno mostrato ancora una volta passi avanti rispetto al precedente torneo disputato a Tolosa. Da segnalare l'ottima prestazione di Hackett, in forte crescita e apparso con più fiducia. Missis Schiera Sloukas Playmaker, Calatese e Papanikolaou esterni. Completano il quintetto titolare Printezis e Bourousis. Il coach italiano Messina deve fare a meno di Belinelli e Cervi e risponde con Hackett in regia insieme a Melli, Alaforte, e Cusino, centro. Sul perimetro agiscono Aradori e Datome. Torneo dell'Acropoli, Biliga e Bourousis. Match equilibrato in avvio, entrambi gli attacchi vanno a segno a ripetizione e le due squadre avanzano a braccetto per 3 minuti. Il primo break è greco, Printezis colpisce dall'arco, gli azzurri falliscono l'attacco successivo e Bourousis appoggia a canestro il più 2. La reazione dell'Italia non tarda ad arrivare, 5 punti consecutivi firmati da Tome Hackettri danno il vantaggio agli ospiti. Nella seconda metà del periodo la Grecia alza l'intensità difensiva e l'Italia è costretta a sparare da 3 punti, Melli e Datome infilano 2 bombe, la replica arriva da Papanikolaou. Negli ultimi 2 minuti le percentuali degli ospiti si abbassano, ne approfittano Bourousis e compagni, al primo intervallo il risultato è di 20-16. Meglio gli azzurri all'inizio della seconda frazione di gioco. Filloi ruba palla e serve a Della Valle il facile tap-in, Papagiannis lotta in area e ne mette altri 2, Melli segna, subisce fallo e accorcia ulteriormente il distacco tra le squadre. Per lunghi minuti l'attacco greco si inceppa e i punti di Hackett e Biliga riportano in parità il risultato. Nel momento peggiore si risvegliano i padroni di casa, Calates è una lama nella difesa azzurra, il break di 6-0 costringe Messina all'immediato time-out. A fine primo tempo le triple di Filloi e Della Valle, intervallate dall'ennesimo canestro in transizione di Calates, riportano, ancora, a 2 sole lunghezze l'Italia, 33-31. Torneo dell'Acropoli, Hackett e Papanikolaou. Ritmi alti ad inizio secondo tempo. Aradori risponde al canestro di Bourousis, dopo i 2 liberi di Antetokounmpo arriva il primo deciso strappo degli azzurri, 8 punti consecutivi messi a segno da Datome, Hackett e Aradori spingono Missis a richiamare i suoi in panchina. Al rientro dal time-out l'inerzia è di nuovo tutta per la Grecia, i padroni di casa vanno a segno 4 volte dal pitturato con Printezis, Bourousis e Agravanis, l'unica replica arriva dai 2 liberi di Abbas. Filloi lotta e appoggia bene in transizione ma, a fine quarto, 5 punti di Papapetrou spingono sul più 5 gli ellenici, 50-45. Botta e risposta a canestro ad inizio ultimo periodo, Melli e Hackett aggiungono punti al proprio score, replicano Antetokounmpo e Printezis. L'ingresso di Agravanis mette in difficoltà la difesa ospite, 5 punti dell'ala barra centro greca spingono fino al più 10 i padroni di casa. A metà quarto la bomba di Filloi risveglia l'Italia, Bourousis segna ancora dal campo ma Melli, Hackett e Burns riducono lo scarto a soli 3 punti.
Printezis è l'ultimo a mollare, segna e tiene avanti i suoi Maket, in serata di gloria, infila altri 4 punti tenendo vive le speranze degli azzurri. A pochi secondi dal termine Agravanis fa 1-2 in lunetta, dall'altra parte Burns firma l'aggancio sul 64-64. Gli dei del basket aiutano la Grecia nel primo minuto dell'overtime. Sloukas e Kalates infilano 2 bombe non costruite da metà campo italiano le gambe degli azzurri, Hackett, Biliga e Filloi provano un rientro in extremis ma i 2 liberi messi a segno da Sloukas a tempo scaduto regalano la vittoria ai padroni di casa, 73-70.